La sostanza di ogni battesimo, il cuore, sono proprio queste parole, che più che parole è una dichiarazione d'amore. Tu sei mio figlio, tu sei mio l'amato. Questa dichiarazione d'amore questa volta non avviene all'interno di un'amicizia, di un matrimonio, ma è dichiarata da Dio, da Dio. Dio, possiamo dire che questa voce che è risuonata lì nelle acque sul Giordano, era la voce che riguardava Gesù. Tu sei mio figlio prediletto, amato, in te ho trovato la compiacenza. Questa voce, sappiamo, non è solo per Gesù. Gesù lo ricorderà fino alla sua morte, che siamo figli del Padre. Questo a chi incontra per la strada, tu sei figlio, tu hai un padre. Francesco d'Assisi, quando si è presentato, purtroppo è avvenuto questo nel processo, ecco, perché padre voleva che sia restituito tutto il denaro che ha preso lui, Francesco, ma ha distribuito per i poveri. Francesco dice: io ho un padre che mi ama sempre, che mi ama sempre. E solo amando questo padre che è nei cieli, io potrò amare sempre tutti gli altri, senza misura. Questa voce, tu sei mio figlio, suona per ciascuno di noi, per me, per te. Il Padre a ciascuno dice: tu sei mio figlio. Quindi il mio nome è figlio. Il mio nome vuol dire sono amato da sempre e per sempre. E questo non è poco, non è poco. Ognuno di noi ha il cielo aperto. Si parla oggi, si sono squarciati i cieli. Dio che si prende cura di me come di nessun altro al mondo. Un Dio folle, innamorato per me. Perché? Perché sono suo figlio. Dio ama me come ha amato Gesù, non di più, non di meno. E questo non sempre, e vedete, io vorrei dire questo, che il nostro male è che siamo immersi nell'amore e non ce ne rendiamo conto. Questo è il nostro male. Noi siamo abbracciati e non ci rendiamo conto di questo, non siamo molto consapevoli e continuiamo ad avere paura, continuiamo, ecco, a scappare, a vergognarsi tante volte di questa appartenenza a questa famiglia cristiana. Ecco, invece tu sei figlio. Questa è la nostra elezione, questa è la nostra vocazione. Il giorno del nostro battesimo è il giorno più solenne per il cielo e per la terra, sì, perché possiamo dire che con il battesimo abbiamo questa
se volete, doppia cittadinanza, oppure abbiamo doppie radici piantate nel profondo della terra e nel profondo del cielo. Terra e cielo. Tu sei figlio, in te mi sono compiaciuto. Chi è consapevole di questa dichiarazione d'amore, chi è consapevole di questa voce, allora risponde. Risponde da figlio, si comporta da figlio, lavora da figlio. Perché il Padre lavora per me, il Padre dialoga con me, il Padre mi riscalda il mio cuore. Questa è la nostra dignità altissima, questa è la nostra nobiltà. Sono figlio di Dio, anche se caduto, anche se ferito, anche se sporco da tutti i punti di vista, sono figlio. Nessuno ha un potere di cancellare questo rapporto, questa alleanza tra me e il Signore. Nessuno. Come del resto viene, pensate, dichiarato nel, oggi Luigi appunto e Maria Grazia si ricordano quel giorno, no? Quando il sacerdote vi è benedetti, ecco, nessuno ha quello che Dio ha unito, l'uomo non potrà separare, nessuno ha questo potere. Quindi noi non siamo quadri, noi siamo figli, non quadri. No, non siamo solo corpo, carne, ma siamo l'anima. Non siamo schiavi, ma figli. Non siamo servi, ma figli. Questa è la nostra forza. E su questa straordinaria realtà si gioca, possiamo dire, tutta la nostra vita, tutta la nostra vita. Siamo cristiani non perché amiamo Dio, ma perché crediamo che Dio ci ama. È molto diverso. Noi crediamo che Dio è Padre, che Dio mi ama da Padre. Se il Padre di questa terra, i padri, amano così i figli, quanto più il nostro Padre che è nei cieli. Allora, vedete, quello che è avvenuto nel giorno del battesimo, no? Quello che è avvenuto, no, possiamo dire, noi siamo stati toccati dal Signore e quindi riempiti della grazia di Dio. Noi siamo, proprio perché figli di Dio, noi siamo pieni di grazia. Se tutti questi cristiani, ecco, a cominciamo dal nostro soprattutto paese, ecco, sapessero vivere questa grazia che è stata infusa nei loro cuori, se sapessero. Essere battezzati, infatti, significa essere immersi nell'amore di Dio. Essere immersi nell'amore di Dio. Essere battezzati vuol dire essere avvolti dall'amore di Dio. Papa Emerito Benedetto XVI, commentando quando ha compiuto 80 anni di vita in piazza San Pietro, era la festa della misericordia,
parlava dei vestiti. Noi con battesimo riceviamo vestiti della divina misericordia, proprio così. Dio ci ha dato questi vestiti della misericordia. Noi siamo protetti, noi siamo abbracciati, noi siamo accompagnati, e quando cadiamo quel Padre ci solleva proprio così. Quindi con il battesimo entra dentro di noi Dio e noi entriamo in Lui. Dio quindi lavora e opera con noi e dentro di noi. E noi saremo capaci di fare cose che Dio sa fare. Il nostro agire del mondo diventa come l'agire di Dio. Perché con il battesimo noi riceviamo questa somiglianza di Dio, riceviamo carisma di sorriso di Dio, carisma di tenerezza di Dio, di compassione di Dio, del perdono, della misericordia di Dio. Perciò dei cristiani, di tutti i cristiani, si dovrebbe dire come di Gesù: questo l'uomo non fa altro che del bene. Quando noi moriremo in cimitero, altro che immagini che mettiamo, eccetera, ci dovrebbe essere la targa: questo l'uomo ha vissuto, passò beneficando e facendo soltanto del bene. Ecco, questa dovrebbe essere la sintesi della nostra vita. Allora possiamo essere sereni se viviamo così: fare soltanto del bene, attraverso la bocca, attraverso lo sguardo, attraverso le azioni, attraverso le nostre scelte, 24 ore su 24, soltanto del bene. Noi quando ci confessiamo facciamo tutto il contrario: Padre, non ho fatto niente di male, è poco, è già qualcosa, ma pochissimo. Non ho fatto niente di male. La domanda che faccio: quanto del bene stai facendo ieri, oggi? Che cosa hai fatto di buono per la famiglia, per la chiesa, per il tuo ambiente di lavoro? Che cosa hai fatto? Vediamo, facciamo l'elenco di questo bene che abbiamo fatto con la lingua, ecco, con lo sguardo, con la nostra presenza. Ecco, quanto del bene? Questa è la domanda che dobbiamo farci ogni giorno e concludere la nostra giornata: il bene che abbiamo saputo operare, realizzare, condividere con i fratelli. Il mondo sarebbe più caldo, più luminoso, più vivibile, più civile sarebbe questo mondo. E noi questa grazia chiediamo oggi, proprio rinnovando fra pochi istanti proprio le promesse del nostro battesimo, perché possiamo riscoprire ogni giorno nella semplice vita grigia quotidiana la bellezza di appartenere alla famiglia di Dio. Prima mi devo sentire scorrere dentro di me il sangue di Cristo, poi dopo scorrere il sangue, quello che vincoli che ci sono familiari, eccetera. Prima devo amare Dio, non la moglie. No, perché senza Dio io non posso amare la moglie e il marito, è impossibile amare i figli. Con quale amore li posso amare? Se io non conosco la sorgente dell'amore, che cosa posso fare per loro? Come posso trattare bene gli altri se io ignoro e non conosco
ecco proprio la tenerezza, la compassione e la misericordia di Dio. Prima, come diceva Sant'Agostino, devi amare Dio, poi dopo puoi partire e affrontare tutte le situazioni di questo mondo. E non ho paura per te, perché se sai amare, allora puoi fare quello che vuoi, perché ti comporterai sempre da figlio. E questo, questa grazia chiediamo oggi per tutti noi, che questa voce che è scesa su Gesù, tu sei mio figlio amato, in te mi sono compiaciuto, possa seguirci ogni giorno nella nostra vita e ricordarci questa santa, sacra alleanza e amicizia che ci lega al cielo.